Convention dell'UDC questa sera a Marsala, siamo all'Hotel Harmony in una grande assemblea, migliaia di persone si sono riunite qui da tutta la provincia per ascoltare un messaggio che parte dall'UDC. Ecco, questa UDC oggi verso dove va? Ma l'UDC va dove è sempre andato, a costruire un'area popolare moderata in questo paese. Ci prepariamo anche a Marsala alle prossime elezioni amministrative e credo che questo sia un modo per aprire la campagna elettorale, per confrontarsi con, non solo con i dirigenti simpatizzanti del nostro partito, ma anche e soprattutto con i cittadini. Marsala è una delle città più importanti della Sicilia, quindi merita un governo stabile, efficiente, e noi vogliamo dare il nostro contributo perché questo possa avvenire e possa avvenire al meglio. Moneo Turano, un bagno di folla questa sera, forse inaspettata, una così massiccia presenza di simpatizzanti e amici di UDC in questa convention? No, no, era assolutamente aspettato che venissero tante persone ad una manifestazione che ha trattato temi nazionali, ma ha trattato problematiche molto sentite da questo territorio. Il governo nazionale sta levando i fondi PAC e qualcuno aveva messo in dubbio che si potesse definanziare la bretella autostradale Mazara del Vallo Trapani, e invece così non è stato. Sono stato a Roma con i vertici del mio partito, abbiamo raggiunto l'obiettivo di garantire il finanziamento dell'opera, quindi era normale che le persone venissero per ascoltare un po' la politica e un po' la buona amministrazione che noi dell'UDC vogliamo fare. Giovanni Siracori, coordinatore dell'UDC a Marsala, stasera abbiamo assistito a un bagno di folla, non sembra neanche il 2014 vedere così tanta gente credere in un partito e credere nella politica. Abbiamo lavorato molto, abbiamo messo anima e corpo, abbiamo spiegato che uomini e donne passano, il partito e l'idea e i valori rimangono. L'appello è stato ascoltato, è stato chiamato, ma la cosa che più mi è piaciuta è che questa era una platea veramente eterogenea. C'era dal lavoratore della terra all'artigiano, al professionista, al quadro politico. Per cui sono molto molto orgoglioso di questo lavoro che ho iniziato 2 mesi fa con un gruppo molto forte, molto affiatato, che ci siamo messi in testa di riportare quelli che sono i valori e forse anche un po' di umiltà in politica. Non vogliamo grandi proclami, non abbiamo bisogno di grandi cose, noi vogliamo veramente dare la nostra mano alla città di Marsala e al partito, chiaramente, in provincia di Trapani e in regione.